Il viaggio della fiamma gemella è una forte connessione spirituale, probabilmente la più forte che puoi sperimentare in questa vita. Questa connessione energetica si esprime in molti modi diversi e quando due fiamme gemelle si ritrovano ad incontrarsi nel 3D, iniziano un viaggio spirituale che spesso arriva anche con alcune sensazioni fisiche molto specifiche. Questa connessione è così potente che influenza il corpo, la mente e lo spirito di ogni anima specchio. La cosa più sorprendente è che ogni fiamma gemella sperimenta sensazioni che non ha mai avuto prima. Diamo un'occhiata ad alcune delle sensazioni fisiche più comuni nell'esperienza delle fiamme gemelle. Ma c'è qualcosa che voglio che tu tenga a mente. Ricorda, e questo è importante, potresti vedere tutte, alcune, anche nessuna di queste sensazioni fisiche nel tuo viaggio di fiamma gemella. Prendi questo podcast come una semplice linea guida e non come un insieme di regole rigide. Il tuo viaggio potrebbe comportare sensazioni fisiche completamente diverse o potresti non notarne affatto. Questo che ti farò non è un elenco esaustivo, ma un'idea del tipo di cose che puoi cercare come guida per il tuo viaggio. La travolgente e intensa attrazione della fiamma gemella va oltre il solo lato fisico delle cose. Se stai cercando una guida più specifica, valuta l'eventualità di richiedere un consulto fiamme gemelle in presenza oppure online. Palpitazioni al cuore. Nelle esperienze tra fiamme gemelle, una delle sensazioni fisiche più comuni di cui sento parlare sono le palpitazioni cardiache, il dolore al petto o il dolore al chakra del cuore. Questo potrebbe accadere al primo contatto fisico o per alcuni può essere una sensazione costante ogni volta che le due metà si vedono. Come con la maggior parte dei sintomi, questo fa parte di quelle sensazioni fisiche che separano una connessione 3D normale dall'attrazione tra fiamme gemelle. Le due cose semplicemente non si confrontano. Quando stiamo accanto alla nostra fiamma gemella o stiamo per incontrarla, il nostro cuore accelera. Ciò si verifica perché questa potente connessione colpisce i sette chakra del corpo, in particolare il quarto, chiamato anche chakra del cuore. Questo punto energetico è direttamente collegato a questioni affettive, sia di natura puramente materiale che spirituale. L'incontro con la tua fiamma gemella può avere diversi sviluppi, non sempre va bene. In alcuni casi non equivarrà a un'attrazione all'inizio, ma se è qualcosa che deve avvenire in questa vita, succederà. Vertigini. Tra le sensazioni fisiche delle fiamme gemelle è molto comune provare vertigini quando sono vicine l'una all'altra. Ciò si verifica perché ciascun gemello rilascia una potente energia che a sua volta genera un'estrema carica vibratoria che l'individuo impreparato non può affrontare. Questo può provocare un senso di stordimento accompagnato da giramenti di testa. Inoltre, le vertigini preannunciano le future trasformazioni che ciascuna delle fiamme gemelle si appresta a vivere. La vita di ciascun gemello attraverserà una rivoluzione positiva che andrà ad influenzare tutte le aree della realtà terrena. La cosa migliore da fare riguardo a questi cambiamenti è mantenere una mentalità positiva, perché il futuro sarà comunque migliore. Climax spontaneo. Un'altra tra le sensazioni fisiche frequenti tra fiamme gemelle e anche tra le più piacevoli è proprio questa. All'improvviso sei solo nel tuo appartamento seduto sul divano e inizi a sentire un intenso climax, una sensazione di intensità crescente da qualche parte nel tuo corpo. A volte è un climax sessuale, ma non necessariamente è sempre così. Puoi provare un piacere intenso ovunque nel tuo corpo.
Questo perché i chakra sono influenzati dall'energia che proviene da un'unione di fiamme gemelle. Questa sensazione fisica è rilassante e curativa, poiché ti fa sentire subito meglio. Le tue vibrazioni si innalzano e il tuo mondo esterno riflette quel benessere che senti dentro. Questo può essere causato dal tuo gemello che sta sperimentando a sua volta un climax fisico, o più semplicemente sta pensando a te. Variazioni della temperatura corporea. Quando due fiamme gemelle sono insieme, si verificano variazioni della temperatura corporea. Fondamentalmente, quando sono in giro entrambi si sentono caldi e quando si allontanano sentono freddo. Questo accade perché l'energia vibratoria che proiettano è molto potente e quindi influenza la temperatura interna. Dopo un po' il corpo si abitua a queste variazioni e le sperimenta naturalmente senza più effetti negativi. Quando due fiamme gemelle convivono, questo fenomeno scompare ed entrambe tornano alla stessa temperatura corporea di sempre. L'intensità nell'unione delle fiamme gemelle influenza il corpo fisico perché la connessione abbraccia l'individuo nel suo insieme. Dolore amplificato. Due fiamme gemelle spesso provano molto dolore fisico quando sono insieme o separate. Questa è la sensazione fisica più imbarazzante che può manifestarsi tra due fiamme gemelle. Peggio ancora, oltre a sentire il tuo dolore, potresti sentire anche il dolore della tua fiamma gemella. Questo può manifestarsi in molti modi diversi. Ciò è dovuto all'intensa connessione telepatica tra voi due. C'è un'empatia spirituale molto intensa che si riflette sul piano fisico. Va anche notato che le fiamme gemelle sono in piena evoluzione spirituale, cosa che si rifletterà in ogni area della vita. Non è solo il dolore che viene condiviso durante questa connessione, ma anche le emozioni e l'energia positiva. Tuttavia tendiamo a notare per primo il dolore emotivo della nostra metà, quindi è anche questa una sensazione fisica comune a cui prestare attenzione. Pressione da qualche parte del corpo. Una delle sensazioni fisiche della fiamma gemella più rivelatrici è quella di sentire la pressione da qualche parte sul corpo. Questo perché i sette chakra del corpo sono influenzati dalla potente energia che deriva dalla relazione tra fiamme gemelle. Va ricordato che lo scopo di questa relazione è l'evoluzione spirituale. Per evolvere è necessario che i sette chakra siano ben bilanciati. La relazione tra fiamme gemelle fa emergere lo squilibrio di quei punti energetici ed è per questo che senti una forte pressione da qualche parte nel tuo corpo. Quello che devi fare è lavorare sull'equilibrio dei sette chakra attraverso la meditazione, ad esempio, oppure l'esercizio fisico o uno stile di vita sano. Mal di stomaco. Una delle sensazioni fisiche più fastidiose che possono sopraggiungere nel viaggio di fiamme gemelle è il mal di stomaco. Questo accade soprattutto all'inizio di una relazione, di un ricongiungimento. Siamo così innamorati della nostra fiamma gemella che vogliamo stare con lui o lei tutto il tempo. Ecco perché ci disperiamo quando non la vediamo, quando non risponde rapidamente ai messaggi o non ci sentiamo sicuri dei suoi sentimenti. Queste emozioni negative generano nervosismo e ansia che influiscono negativamente sullo stomaco. Quello che succede in realtà è che il terzo chakra, chiamato anche chakra del plesso solare, è sbilanciato e manifesta dolore. Quando una relazione di fiamma gemella diventa stabile, il dolore allo stomaco scompare. Fatica. L'unione tra fiamme gemelle genera un profondo esaurimento fisico, soprattutto nelle fasi di separazione, il che è totalmente logico. Prima di incontrare la tua fiamma gemella avevi un certo equilibrio energetico, perché la tua vita non aveva subito grandi cambiamenti. Quando incontri la tua fiamma gemella c'è un'esplosione di energia dentro di te a cui non eri abituato. L'unione della fiamma gemella influenza ogni area della tua vita. Inizi ad evolverti rapidamente quando incontri la tua fiamma gemella. Anche se può sembrare sorprendente, questo lavoro spirituale genera una grande stanchezza fisica.
perché stai vivendo grandi cambiamenti.